Circondati dall'odore intenso di liquirizia e menta, il nostro viaggio all'interno dello stabilimento Saila di Silvi inizia dalle radici di liquirizia. Se 80 anni fa arrivavano dalle colline intorno a Silvi, oggi provengono da altre parti d'Italia, ma l'atmosfera che si respira è simile a quella dei primi del Novecento. Le radici vengono selezionate per dare il via al processo di trasformazione in liquirizia. Prima la pasta, poi i lunghissimi bastoncini pronti ad essere tagliati e confezionati. Lo stabilimento di Silvi ha aperto le sue porte in occasione dell'80° compleanno, una fabbrica che è diventata un simbolo della comunità silvarola perché ne rappresenta contemporaneamente il passato e il futuro con i suoi 50 dipendenti. Questa mattina, in occasione del porte aperte e delle visite guidate per le famiglie dei dipendenti, è stata inaugurata anche la mostra fotografica che ripercorre la storia della Società Anonima Italiana Liquirizia Abruzzese, nata nel 1937 da Aurelio Menozzi e Angelo Barabaschi ed oggi parte della multinazionale svedese Cloetta. Giornata speciale, una giornata annunciata qualche mese fa, nella quale vede partecipare tutti i dipendenti, i loro familiari, i bambini. Una giornata di gioia. Finalmente la fabbrica apre le porte, fa vedere che cosa fa. Una fabbrica che basa tutto il suo successo sulla qualità, la qualità e la trasformazione naturale della liquirizia, ma principalmente la gioia dei lavoratori, la passione per dei lavoratori per questa fabbrica, la passione per Saila. Che cosa avete organizzato oggi? Oggi è una giornata che vede innanzitutto la visita di quello che noi abbiamo chiamato le porte aperte, nella quale è una visita esperienziale, un museo nel quale il visitatore può raccogliere sia la storia di Saila che le emozioni di quelle che sono le ingredientistiche naturali di Saila, il processo di Saila. Dopodiché il visitatore visiterà la fabbrica in azione, cioè operativa, quindi i dipendenti, potrà conoscere i dipendenti, potrà stringere la mano ai dipendenti, e quindi poi abbiamo anche organizzato uno spaccio che si chiama Pop-up Store, un temporary store, nel quale il visitatore, chiunque, può comprare i nostri prodotti, anche dei prodotti speciali fatti e realizzati apposta per questa giornata.